E ciao ed eccoci qui per un nuovo vlog. Questo vlog lo inizio dal parcheggio della famiglia. Sto per andare a fare una piccola spesuccia, sperando che rimanga piccola. E se volete iscrivervi a questo canale, qui sotto c'è il tastino rosso ed è gratuito. Ok, io adesso metto sulla mascherina, igienizzo le mani e vado a farmi la spesuccia. Ed eccoci qui con lo scontrino della Famila. In totale ci ho dato 92,10 euro, forse no, non lo so se lo inquadri perché fa fatica ad inquadrare cose da troppo vicino. Comunque sono 92,10 euro e inizio a mostrarvi cosa ho preso. Allora, ho preso due confezioni da litro di Coca Zero per 1,90 euro. Del marchio Dimmi di Sì ho preso le zuppe fresche passato di verdura per 1,99 euro. Del Mulino Bianco le nastrine integrali ci ho dato 2,69 euro. Del marchio Saper di Sapori ho preso questo olio extravergine di oliva DOP Terra di Bari Bitonto e ci ho dato 6,90 euro. Sono tornati i miei amatissimi Ferrero Rocher, quando li ho visti li ho presi subito e ci ho dato 4,98 euro, però sono buoni con la loro Nutella, nocciola all'interno, buoni buoni. Qui c'è un po' d'uva e ci ho dato 1,83 euro, non ho mai preso l'uva alla Famila perché vado sempre in un negozio di ortofrutta, ma visto che altra frutta ce l'ho ancora in frigo, mi mancava solo che un po' d'uva, per cui ho deciso di provare a prenderla. Visto che c'erano, io ho preso sono i fiori di zucca per 1,59 euro. Li vedo abbastanza freschi e ho deciso di prenderli. Così questa sera posso fare direttamente i fiori di zucca in pastella dolci, che sono i miei preferiti. Per 0,79 euro ho preso tre yogurt della Müller, questi qui doppi che hanno sia lo yogurt che la dolcezza da buttare o il croccantino da buttare dentro lo yogurt. Per cui ho preso nocciolato, yogurt alla nocciola più crispies al cioccolato, yogurt bianco più cialdine di cioccolato e appoggio questo. Perché questo qui con le cialdine non l'ho proprio mai assaggiato, per cui per me è una novità. E un'altra novità è questa qui, yogurt bianco più Muore e Lamponi, che sono due gusti, questi qui, che yogurt bianco sì, l'ho già assaggiato, però il mix di Muore e Lamponi e cialdine di cioccolato per me non sono nuove. Ho preso le uova per 1,83 euro, 6 uova, perché visto che beh, un uovo mi servirà sicuramente per fare la pastella per i fiori di zucca. Poi ho 4 mele in frigo che non vedo che non vengono mangiate, per cui ho deciso che se avanti domenica non sono ancora mangiate, di farci una torta di mele. E quindi mi servivano le uova. Ho preso anche i Nutella Bis, i Nutella Bread, e visto che era da un pezzo che non li prendevo, e di questi ci ho dato 1,99 euro. Della Twinning, forse di questo marchio di tè, ho preso l'infuso aromatizzato lampone e melongrano per 2,98 euro. Questo è un gusto nuovo che devo ancora assaggiare. Di questo marchio, che per me è un marchio nuovo, che si chiama Fox, qualcosa del genere, ho preso queste due barrette per 2,19 euro alla confezione. Allora, uno è barretta al cioccolato con arachidi
e mandorle, che qui si vedono anche le barrette, mi hanno ispirate, mentre l'altra è barretta ai frutti rossi con arachidi e mandorle, e anche qui, questa, vedendo qui la confezione, mi ha ispirato prenderle. Per 1,10 euro ho preso di Giovanni Rana queste tagliatelle ai 4 cereali e semi di papavero. Anche queste sono nel reparto dei prodotti freschi, infatti hanno una durata di 15 giorni, per cui entro 15 giorni devo farmi la pasta con queste. Però pur di assaggiarle, mi hanno ispirato e ho deciso di prenderle. Della Lipton ho preso queste due confezioni, all'una 2,15 euro. Allora, uno è Pleasure Collection, che ha questi gusti, mentre l'altra è Tempestation Collection, che ha quest'altri gusti. Questi li ho già assaggiati entrambi, mi piacciono e ho deciso di riprendere. Per 0,54 centesimi ho preso queste mini farfalline del marchio Selec. Sono questa pasta piccolina e ho deciso di prendere anche questa. Cottura 9 minuti. La pasta di questo marchio Selec non l'ho mai assaggiata. Vedremo questa pastina com'è. Anche perché come pasta piccola, no, a parte la Barilla e questo marchio e un altro marchio che adesso non mi ricordo, non c'era nessun'altra scelta, per cui era un po' limitata nella scelta per quanto riguarda la pastina piccola, mentre la pasta medio-grande c'è di tutte le marche, però questa piccola è un po' meno scelta. Per 2,55 euro, visto che ci stiamo avvicinando al periodo di Halloween, ho preso queste zucche glassate fatte così, hanno il cioccolato e hanno anche questo colorino un po' arancione che somigliano alla zucca. Non so se negli ingredienti ci sia, ma non credo, c'è di tutto, sono quelle pucciosità che hanno dentro un po' di tutto. Qui sono le sfogliatine e ci ho dato 4,40 euro. Sono del marchio Bolcato, eccellenze artigianali. Come biscotto le sfogliatine mi piacciono perché ho deciso di provare questo marchio che non ho mai preso. Per 2,39 euro ho preso la focaccia olive e pomodori. Volevo quella con le cipolle, ma non c'era. Mi ha detto domani, ma io domani non vado a farmi un altro giro solo per la focaccia. E intanto ho preso questa, anche perché già questa andrà mangiata domani. Per 1,15 euro questo zucchero grezzo del marchio Zuccheri d'Italia, è zucchero grezzo di canna. E mi ispira sempre a assaggiare nuovi zuccheri e qui alla Famila c'ho una bella scelta. Mentre del marchio Eridiana per 3,20 euro ho preso dell'altro zucchero, però è zucchero di canna con la stevia, non è puro zucchero ed è disegnato qui. E questo non saprei dirvi, è la prima volta. La stevia mi sembra di averla già assaggiata e non è niente male. Qui c'è un mix in questa confezione. Per 1,25 euro, due confezioni di limone. Per 1,10 euro ho preso della Knorr i dadi. Allora, ho preso questo vegetale cuor di brodo vegetale. Poi, per fare il brodo, visto che inizia anche il freschetto, ho preso questo delicato, cuor di brodo delicato, ne ho prese due confezioni, perché di solito quando faccio il brodo ne butto due, adesso non so, eccolo qui, vedete com'è, è in queste vaschette, ne butto dentro due vaschette nella pentola in cui faccio il brodo, per cui ho deciso di prenderlo tanto alla scadenza a maggio del prossimo anno, per cui durante l'inverno riesco ad usarlo e rispetto a quello di manzo che lo trovo abbastanza forte, sia questo vegetale che questo delicato riesco eventualmente ad usarlo anche sulle verdure o su altre carne spadellata. Booster Jumbo della Huber
Questa volta ho cambiato booster, 3,48 euro. Un altro prodotto nuovo che ho preso è il burro di questo marchio Gold Butter e ci ho dato 2,55 euro. Questo burro è veramente una novità per me, di questo marchio non l'ho mai preso. Visto che c'era, ho preso la crema pan di stelle. Ho visto che sono uscite anche le confezioni più grandi, io mi sono accontentata di quella più piccolina per 3,58 euro. Per insaporire la carne quando la faccio alla griglia, sulla pentola quelle che hanno le righe per fare la griglia, ci ho dato 1,98 euro. E quello che c'avevo io vecchio ne è rimasto poco così e ho deciso di riprenderlo, visto che di questi insaporitori ce n'era anche di un altro marchio che si divideva tra carne e verdura, però non mi ha ispirato perché guardandolo qui sotto vedevo il colore del sale, ma non vedevo come questa i pezzettini di aromi che ci sono all'interno, per cui ho preso questo proprio perché l'ho visto più aromatizzato. Per 2,99 euro ho ripreso i Nutella Biscus, visto che adesso sono tornati. Per 5,79 euro sono riuscita a prendere, perché ce n'erano di varie scelte, per cui ero un po' indecisa su quale prendere. Ho preso il parmigiano reggiano oltre 36 mesi, speriamo che sia buono. Ok, vi dico che qui dentro comincia a fare anche un po' caldo. Comunque sono riuscita a farvi questo svuota la spesa, vi ho mostrato quello che per questa settimana ho preso. Ho saltato affettati e formaggio, perché se avete visto il vlog precedente sapete che ho preso qualcosa alla manifestazione che sono andata, per cui non mi servivano questi prodotti. Ok, io adesso per questo svuota la spesa la smetto qui e vediamo se adesso riesco a fare le... avanti sera riesco a fare aspettate che non mi viene il nome, ve li mostro i fiori di zucca dolci, vediamo se avanti sera riesco a combinare anche questi, anche perché ho paura che se non li faccio entro oggi che diventino brutti come fiori, per cui preferisco farli, averli cucinati ed eventualmente tenerli dopo fermi per domani. Ho pulito i fiori di zucca dal gambo, li ho lavati ed asciugati in scottis. Qui ho fatto una pastella, ci ho messo 2 uova, un cucchiaio abbondante più altro mezzo di farina, un cucchiaio sempre abbondante più un altro mezzo di zucchero e in teoria mi sembra che vada bene. Ah, e ci ho messo 2 uova. Perché mi scocciava aprire il latte per un cucchiaio per fare questa cosa, per cui ho preferito metterci 2 uova al posto di fare un uovo e un po' di latte, e mi sembra che sia abbastanza liquida al punto giusto per poter immergere i fiori di zucca e friggerli. E me ne stavo dimenticando, ci ho aggiunto anche un cucchiaino di limone, quello il limì, quello limone liquido.
i fiori di zucca fatti, ho fatto due strati, qui c'è l'altro strato. Aspetto un attimo che si raffreddi, li metto su un altro piatto senza la carta, oppure ci metto la carta assorbente, però faccio un unico strato e li cospargo di zucchero. E o a velo oppure zucchero normale. Vi dico che ne ho assaggiato uno e sono buoni. Questa che vedete è la pasta che avanzavo e per cui ho deciso di fare una pallottolina così, ma l'ho un po' bruciacchiata. Non guardiamo il bruciacchiato, guardiamo qui sopra. E visto che ci sono, vi faccio vedere per questa sera cosa preparo. Preparo il wurstel che l'ho fatto a pezzettini, lo rosolo un po', poi di qua ho del cavolfiore che è stato sbollentato. Per cui lo taglio a pezzettini anche il cavolfiore, lo aggiungo qui e ecco la cena. Allora, sono tutta sudata perché ho appena passato l'aspirapolvere sia qui sotto che sopra. Ho tirato su un po' di polvere e sono andata anche alla ricerca nei sacchetti degli acquisti passati, che mi sono tenuta un po' di cose delle feste, visto che è il periodo di Halloween questo mese, e ho deciso di tirare fuori qualche zucca che ho recuperato volevo quasi quasi andare a vedere dai cinesi cosa c'è di nuovo, casomai ci vado oggi pomeriggio, domani, giusto per dare un'occhiata cosa c'è di nuovo. Però nel frattempo ho tirato fuori quelli vecchi che già avevo, ve li faccio vedere. Allora, qui ho messo questa zucca che in teoria ci devo ancora mettere le batterie, comunque va a batteria, dentro c'è la lucina e si dovrebbe accendere con la batteria. Poi di qua, vicino al televisore, ho messo queste due zucchette messe così. Sono appena stata dal mercato agricolo e ho preso un po' di cosette. Poi avevo visto sul sito di Sephora che la nuova palette di Too Faced, quella della zucca, che adesso il nome non mi oso pronunciarlo, era disponibile in negozio. Per cui ho telefonato, visto che ero lì vicino, ho telefonato se era disponibile in negozio e mi ha detto sì, dovrebbe esserci, per cui ho ripagato il parcheggio, perché avevo pagato giusto per andare al mercato agricolo, ho ripagato il parcheggio e sono andata da Sephora. Ho trovato cosette interessanti da Sephora anche perché ho speso tutto con lo sconto. Per cui ho preso dei prodottini interessanti, tutti scontati. Adesso sono qui dai cinesi che volevo farmi un giro giusto per curiosare cosa tengono per Halloween, giusto per dare un'occhiata, però non mi fido portarmi dietro la macchinetta. Poi non so nelle vostre zone, però qui i negozi iniziano a mettere fuori la dicitura non entrare con la con non fare riprese praticamente, c'è la macchinetta fotografica o il telefono sbarrati che non si facciano riprese. Per cui cioè, potrei anche chiederlo, però chiederlo in ogni negozio se posso fare riprese mi scoccia un po', e visto che adesso inizio a vedere che mettono questi divieti, di portarmi dietro la macchinetta su questi posti. Iniziamo col mercato agricolo. Ora qui dentro c'è 1 chilo di patate normali e poi ci sono 4 patate di quelle dolci. Di qua invece c'è là in fondo un broccolo, una melanzana, delle zucchine e un cappuccio che io sto pensando di farlo cotto. Mentre di qua, visto che ho visto questi radicchietti belli, ne ho presi uno verde che sarebbe un variegato e questo qui rosso che non mi ricordo i nomi, comunque da fare in insalata ci provo, visto che i pomodori mi sono un po' stancata. Ne ho ancora un paio in frigo, avranno 15 giorni e li devo ancora utilizzare. Poi ho visto queste cipolline, sono cipollotti in acqua dolce con glassa di aceto balsamico. E visto che andiamo verso il periodo in cui si fa il brodo e mi resta la carne lessa,
con la carne lessa, purè, questi cipollotti mi hanno ispirato. Dai cinesi, allora, ho guardato i prodotti per Halloween, ma avevano poco niente, giusto uno scaffale, ma niente di interessante. Però stavano preparando gli scaffali con i prodotti natalizi. E per non uscire senza niente ho preso questi tre prodotti. Allora ho preso i tesori d'Oriente, la Maman, la Morbidente, questo Brefil per fare da mettere nel WC. Poi ho preso queste batterie a acqua 3A che dovrebbero essere quelle giuste per fare funzionare la zucca che vi ho fatto vedere ieri. Così, sì, ieri nelle clip precedenti che vi ho fatto vedere i pochi addobbi che ho messo per Halloween e in teoria ci dovrebbero andare queste batterie. Ed ecco qui i prodotti che ho preso da Sephora con lo sconto. Praticamente mi hanno fatto sia lo sconto compleanno su questa, mentre su questi prodotti il 20%. Per cui ho preso di tutto quello che avevo più o meno in mente. Allora, questa ero un po' indecisa, poi vedendo degli swatch ho deciso, dai, la provo a prenderla. E questa qui sarebbe la Pump King di Too Faced. Queste sarebbero le colorazioni. Adesso non so se riesco a farvele vedere bene, forse girandomi così. Perché avevo paura che ci fossero questi colori shimmer un po' troppo scuri, visto che qui di matte, di opachi, ce ne sono parecchi. Ma ho visto che sono alquanto luminosi, per cui ho deciso di provare a prenderla. Poi, un'altra cosa che ho provato, che ho voluto prendere, è questo pennello per il correttore. È di Zoeva. Ho visto delle recensioni positive su questo pennello, per cui ho deciso di prenderlo. Di qua passiamo al reparto profumi. A me piace il Chloé, quello classico, però negli anni ho utilizzato anche il Chloé Flower, che adesso non c'è più. E vi dico anche che devo ringraziare la commessa che ho trovato da Sephora perché veramente lo ha riconosciuto quando gli ho detto che io utilizzavo il Chloé Flower. Mi ha detto: sì, so qual è, però adesso non lo fanno più. Un'alternativa è questo qui, che sarebbe, adesso non so se riesco ad inquadrare, sarebbe sempre Chloé, però Rose Tangerine. E questa qui vi devo dire che è un'ottima alternativa al Chloé Flower che era uscito anni fa e che poi hanno tolto. Per cui ho preso sia questo profumo, poi in offerta c'era praticamente mi davano questa boccetta piena di che sarebbero quelle boccettine da profumo ricaricabile. E di profumo ricaricabile, le boccette di profumo ricaricabile, e praticamente c'era l'offerta che me lo riempivano di un profumo, per cui me lo sono fatto riempire di un altro Chloé, che adesso non mi ricordo il nome. Comunque qui ho recuperato gratis, ho pagato scontata la boccetta, però il profumo che mi hanno messo dentro non l'ho pagato, per cui ho recuperato anche questa boccetta di profumo. E questa volta devo dire che come campioncini me ne hanno anche dati, perché qui dentro vedete che più o meno di ad occhio mi sembrano prodotti tra fondotinta e profumi, però qualcosa mi hanno dato di più del solito. Capi da stirare ne abbiamo qui. Ho solo mezz'ora di tempo, per cui ho deciso di accendere lo stesso la stirella e stirare quello che riesco a stirare in questa mezz'ora.
E sono riuscita a far diminuire il mucchio di qua ed è aumentato il mucchio di là dei capi stirati. Qui queste basta solo che le mette via. Come vedete, avevo ancora e c'ho ancora perché queste le devo ancora stirare, pantaloni corti dell'estate. Adesso queste le metto via e così anche per oggi abbiamo dato di stiro. Siamo a domenica mattina. Allora, ieri sera ho provato questa pasta con il ragù, questa qui ai quattro cereali di Giovanni Hernani. Non è, cioè, come pasta mi piace più saporita, l'ho trovata un po' sciatta, un po' che ci mancava gusto. E preferisco quella di sgambaro che mi sembra più saporita come pasta. Adesso, in teoria, io ieri ho telefonato a Caurera per la festa della zucca e mi hanno detto che la fanno e avrei prenotato il posto per mezzogiorno e mezzo per due persone. Però sta piovendo, per cui adesso vediamo se riusciamo ad andarci o cosa fare. Perché io ad appena un attimo fa ho guardato su internet se la fanno e 12 ore fa hanno messo un post su Facebook che oggi ci aspettano che la fanno. Per cui, anche perché è coperta da un tendone, per cui anche se piovigina ci si può anche andare, però il mio problema è se proprio piove forte che mi dà un po' fastidio. Comunque adesso vediamo se riusciamo ad andarci o cosa e anche che riprese che eventualmente riesco a fare, perché sicuramente se piove, se tengo l'ombrello, non tengo più la macchinetta fotografica. Per cui vediamo adesso come prosegue la giornata. Per quanto riguarda le castagne, c'è il capannone preparato, però era completamente chiuso. E allora niente castagne per oggi, speriamo nella prossima domenica. Adesso vi faccio vedere le due cose che ho preso alla festa della zucca. E questi sono i due dolcetti fatti con la zucca che ho preso. Allora ho preso due fette della crostata fatta da loro che è 2 euro alla fetta. Mentre questo qui sarebbe un plum cake che è fatto sia con la marmellata che con la zucca. Non so se la telecamera riesca ad inquadrare, ma questi ciuffetti si vede che c'è della marmellata. Questa qui per 8 euro. Mentre di qua è quello che è avanzato dal pranzo, praticamente la bottiglietta d'acqua e qui dentro un po' di polenta e di spiedo. E dopo essere riusciti a passare anche questa domenica a mangiare fuori, comunque sia nel vlog precedente che in questo, che sono uscita la domenica a mangiare, c'è sempre la mascherina, la distanza, l'igienizzante per mani, per cui non è che si esca come prima, c'è sempre un po' più di attenzione, però si riesce a fare. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto qui. Adesso c'è Davide che è già in cucina e sta accendendo un fuoco perché ha detto che ha freddo e vuole scaldare la cucina, per cui fuori piovigina. E
Io per questo vlog vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.